Ci sono anche quattro comuni del Gargano tra le località ammesse al finanziamento per il programma della Regione Puglia di interventi di mitigazione del rischio idraulico e di difesa del suolo, approvato ieri in giunta regionale su proposta dell'assessore Giannini. Tra i 19 interventi, oltre 80 milioni di euro complessivo, risultano quindi i comuni di Peschici con la messa in sicurezza per le inondazioni, Vieste per i lavori di sistemazione idraulica del canale Latteglia, San Giovanni Rotondo per l'intervento di mitigazione del rischio idraulico del territorio urbano e Vico del Gargano per interventi di messa in sicurezza del torrente Calenella. Un totale di 18 milioni destinati quindi alla Capitanata. A Peschici negli ultimi 15 giorni si sono registrati due decessi per mala sanità, avvenuti entrambi quando l'ambulanza era priva di medico a bordo. Per i sindaci di Peschici e Vieste non è più tollerabile una cosa del genere ed alzano la voce. Ci sono stati due decessi che si sono verificati, sono avvenuti proprio durante i turni in cui l'ambulanza non era medicalizzata. E allora com'è possibile garantire un servizio così importante come quello sanitario, un servizio di emergenza oltretutto, con un'ambulanza non medicalizzata? In che maniera si fanno gli interventi senza medico? E questo, insomma, non è possibile, non è più tollerabile, non è più accettabile. Come ha ben detto il sindaco di Peschici, i comuni costieri durante il periodo estivo hanno un'affluenza enorme di persone e quindi la struttura così come è organizzata nel periodo invernale certamente non può reggere l'urto di tante persone e le necessità legate, insomma, al discorso sanitario di questi turisti. Quindi noi oggi siamo qui per chiedere un potenziamento delle strutture sanitarie sul territorio, soprattutto nel periodo estivo. Immediata la risposta del direttore dell'ASL Foggia, Vito Piazzolla. È urgente, ha detto, la istituzione dei comitati dei sindaci dei distretti, perché a livello distrettuale vengono intercettati tempestivamente le problematiche sanitarie. Nel piano di riordino ospedaliero sono riuscito a far rimanere sul territorio quattro ospedali: San Severo, Lucera, Manfredonia e Cerignola. Per gli operatori del 118 in Capitanata sono previste 124 postazioni mediche. Di queste 19 erano scoperte per mancanza di medici. Ho indetto un avviso al quale si sono presentati solo 6 medici che hanno preso servizio e successivamente 5 sono andati via. Pertanto, attualmente vi sono 18 postazioni non occupate. Purtroppo, aggiunge Piazzolla, non ho strumenti per invogliare i medici a restare sul territorio. Referendum, c'è anche il fronte del no in provincia di Foggia. L'intero arco delle forze politiche che si riconoscono nel perimetro culturale e valoriale del centrodestra foggiano ha costituito il comitato provinciale per il no al referendum costituzionale del DDL Boschi. A comporre il comitato, cui spetterà il compito di sviluppare un'azione di informazione e sensibilizzazione finalizzata ad illustrare le ragioni dell'opposizione alla riforma costituzionale partorita dal governo Renzi, saranno quindi Forza Italia, Fratelli d'Italia, Noi con Salvini, Conservatori e Riformisti, la Puglia prima di tutto, la destra e la Civica per la Capitanata. L'obiettivo dichiarato è accrescere e rafforzare il fronte del no alla riforma costituzionale del governo Renzi attraverso un'attività che confermi e rafforzi tanto sul piano politico quanto sul punto di vista culturale, l'unità dell'area alternativa alla sinistra. Cronaca: ruba una catenina d'oro a Sipondo, in seguito arrestato dalla polizia. A seguito di controlli straordinari del territorio per la prevenzione e la repressione dei reati e per il riversarsi di numerosi turisti in questo periodo nel centro della Riviera di Manfredonia e soprattutto anche a Sipondo, domenica mattina il personale dipendente della polizia trae in arresto Amicarelli Giuseppe, di 27 anni, foggiano, il quale si rendeva responsabile di un furto con strappo in viale Miramare ai danni di una persona anziana. Erano da poco trascorse le 9 quando agenti del commissariato, a bordo di un'autocivetta, nel percorrere il viale Miramare, notavano un giovane con pantaloncino bianco, scalzo e con il dorso privo di indumento che correva, e a pochi metri vi era una persona anziana che lo rincorreva, gridando a gran voce di fermare il ragazzo. Gli agenti immediatamente si ponevano all'inseguimento del ragazzo, prima in auto e poi a piedi, riuscendo a bloccare poco dopo. Durante la fuga, il ragazzo tentava di disfarsi di una catenina d'oro che pochi istanti prima aveva scippato alla malcapitata. La collana veniva recuperata e restituita all'avente diritto. Il giovane, dopo gli accertamenti di diritto, così come disposto dal pubblico ministero di turno che coordina le indagini, veniva sottoposto al regime degli arresti domiciliari.
ASE, avvio della raccolta differenziata nella zona 2. Con la pubblicazione dell'ordinanza sindacale è stato ufficializzato che dal 1 agosto l'avvio del servizio di raccolta differenziata porta a porta del comune di Manfredonia avverrà nella zona 2, che comprende la stazione ferroviaria, le vie antistanti, il perimetro di Parco Pellegrino, via dei Mandoli, via Giustino e viale Aldo Moro. A partire quindi dalle 21 di domenica 31 luglio ed entro le ore 4 di lunedì 1 agosto i residenti di tale zona dovranno esporre il mastello dell'organico di colore marrone che sarà svuotato da squadre degli operatori dell'ASE nelle prime ore della mattinata stessa. Gli utenti coinvolti sono circa 4.900 che si vanno ad aggiungere ai circa 16.000 delle altre tre zone partite già nei mesi scorsi. Premio Argus Ippium accende i motori. Svelati alcuni ospiti d'eccezione della 23esima edizione del premio Argus Ippium, il premio organizzato da Lino Campagna, presidente dell'omonima associazione Onlus, che da anni conferisce riconoscimenti ai figli della Daunia che si sono distinti a livello nazionale ed internazionale per qualità umane, artistiche e professionali. Venerdì 26 agosto su Ponto ci sarà la serata di premiazione condotta da Marino Bartoletti, accompagnato sul palco da Alessandra Carillo, tre protagonisti dell'edizione 2016, il campione del mondo dei pesi superiori leggeri Andrea Scarpa, l'attore Franco Nero, la bravissima imitatrice Gabriella Germani e il gruppo musicale dei Terranima. Tanti premiati della Capitanata che vivono ed operano negli Stati Uniti, tra cui un cartoon artist e graphic design che arriva da New York, come anche dalla Grande Mela è attesa l'unica italiana vincitrice di un Clio Awards, il premio internazionale ai creativi di marketing della pubblicità e della musica. Ci sarà poi un'eccellenza della ricerca che lavora a San Francisco. Da Miami, dalla Florida, arriverà il musicista coautore dell'ultimo CD live di Renato Zero. Si è tenuto presso Palazzo dei Celestini a Manfredonia il convegno organizzato dall'UDC di Manfredonia per promuovere il reddito di dignità. Si tratta di uno strumento di sostegno al reddito grazie al quale verrà assicurato a coloro i quali ne facciano richiesta e che rispondono a determinati requisiti la possibilità di ricevere aiuti economici di importo fino a un massimo di 600 euro mensili per 12 mesi. Chiunque è interessato al percepimento del reddito di dignità o conosca persone a cui possa interessare la possibilità di ricevere questi aiuti economici utili a far fronte a situazioni di difficoltà finanziaria possono informarsi direttamente presso i CAF del Comune di Manfredonia. Si è tenuto martedì 26 luglio presso il terrazzo del Centro di Informazione e Accoglienza Turistica del GAL a Manfredonia in Piazzetta Mercato un incontro in plenaria per illustrare al territorio la strategia di sviluppo locale individuata durante i lavori svolti nei mesi precedenti. Il GAL Dono Fantino si è apprestato a concludere dunque le attività per candidatura alla strategia di sviluppo locale a valere sul bando della Regione Puglia misura 19 come sostegno preparatorio, al cui partenariato hanno aderito enti pubblici, associazioni di categoria, associazioni culturali e onlus privati e cooperative. Grazie a un ciclo di tavoli tematici, focus group, incontri di piazza a cui hanno partecipato tutti i partner tenutesi nei mesi di maggio, giugno e luglio, si è realizzata una puntuale analisi dell'area territoriale. Sono stati definiti gli obiettivi strategici e si è individuata una strategia di sviluppo locale di tipo preparativo. Quali sono gli obiettivi e con quale ruolo intende candidarsi il GAL per la nuova programmazione? Il ruolo sarà quello di essere un'agenzia di sviluppo di un territorio, che poi è quello che compete ai GAL, quello che compete al, in questo caso il GAL Dono Fantino e quello che la Regione Puglia ha trasmesso. Quindi i GAL devono diventare agenzia di sviluppo di un territorio e nel nostro caso di un territorio molto ma molto importante. Quali sono gli ambiti tematici emersi da questa strategia? Dagli incontri sono emersi in maniera molto forte il turismo sostenibile, la valorizzazione di beni monumentali, di siti naturalistici e poi anche una forte concentrazione a valutare i prodotti interni di due aree importanti nostre interne, quella di San Ferdinando e di Trinitapoli, cercando di mettere su un distretto e quindi di valorizzare dei prodotti molto ma molto prestigiosi. Okay. In questo periodo si è svolta un'attività di animazione sul territorio, in che cosa è consistita? È consistita in una serie di incontri nel territorio
con gli operatori soprattutto, che hanno risposto bene, con le associazioni di categoria, sia quelle agricole ma anche altre associazioni, e con le amministrazioni comunali che non hanno fatto mancare il loro apporto. E quindi per noi è stato importante poi alla fine, e questo è il lavoro che ci consente di presentare, secondo il mio punto di vista, un'ottima strategia per presentarci e per candidarci alla nuova programmazione. Michele De Meo, consulente di marketing territoriale e facente parte della cabina di regia di Galle Start, l'attività di animazione che ha portato alla presentazione oggi della strategia che andrà a confluire nel piano di azione locale che andrà a candidarsi al PSR 2014-2020. Chiediamo a Michele De Meo quale sarà il ruolo del turismo all'interno quindi di questo piano di azione locale. Penso che il ruolo sia del tutto strategico, in quanto i tre ambiti tematici individuati confluiscono sotto il grande cappello del turismo, del settore del turismo, in quanto abbiamo individuato come ambiti prevalenti il turismo sostenibile, la valorizzazione dei beni naturali e la valorizzazione dei beni culturali. Questi, diciamo, che sono tre ambiti che tra di loro diciamo, che sono abbastanza complementari e sicuramente possono essere il volano per la prossima, insomma, per l'economia locale. Ci auguriamo che ci sia una risposta positiva da parte degli operatori, un coinvolgimento delle parti, perché il turismo è un settore trasversale che coinvolge tutti. Quindi ci auguriamo che possa il GAL essere la locomotiva di questo nuovo viaggio territoriale alla scoperta delle ricchezze che abbiamo.